Prima domenica di Quaresima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ho osservato nella lotta contro Satana e ti ho ammirato. La prima condizione che viene richiesta all'uomo per giungere alla conformità a Cristo Gesù è quella dello spogliarsi dei propri abiti e rivestirsi degli abiti di Cristo. È il cammino che Gesù ha fatto e di cui parla l'Apostolo Paolo. Egli scrive che il Signore Gesù, pur essendo di natura divina, non ritenne per sé gelosamente la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Egli dunque si spogliò dei suoi abiti divini ed indossò gli abiti umani. I suoi abiti divini erano di immenso splendore, bianchi come la neve, il suo volto era luminoso come il sole, ma egli si fece servo. Noi, servi, dobbiamo spogliarci dai nostri abiti, di tutti i nostri abiti che non sono luminosi né candidi. Gli atleti che devono affrontare un combattimento si spogliano dei loro abiti pesanti. Gesù, il Figlio di Dio, fattosi uomo, intraprese la lotta contro Satana, che lo sfidò con la triplice tentazione per verificare se veramente fosse il figlio di Dio. Satana non sapeva che veramente Gesù era il figlio di Dio. Se l'avesse saputo, non si sarebbe avvicinato a lui per tentarlo. Dobbiamo associarci a Gesù nel combattimento e configurazione a Cristo, per combattere e per riuscire vittoriosi nella lotta con l'aiuto di Dio. Dobbiamo spogliarci dei nostri abiti pesanti, laceri, sporchi, e come dice l'Apostolo Paolo, dobbiamo rivestirci dell'armatura di Dio. Nella lotta quotidiana dobbiamo fare sempre riferimento alla volontà di Dio. Così infatti rispose Gesù a Satana: dobbiamo essere decisi nell'impegno a servire soltanto a Dio, in parole ed in opere. Sarà mio elmo la fede, Signore Dio, e l'amore grande verso di te. Preghiera per la Quaresima. Mi hai chiamato, Dio dei miei padri, ad uscire dalla palude del peccato, perché volevi che io provassi la gioia luminosa di una prateria, ove è possibile giacere, saltare, correre e cantare. Mi hai strappato dalla schiavitù antica per farmi vivere nella libertà. Ed io, Signore, sono un uomo inquieto, perché la libertà è una gioia, ma anche un tormento. Ad ogni passo sono costretto a scegliere fra il bene e il male, fra il peccato e la grazia, fra la tua parola e quella del maligno, fra la polvere delle stelle e il fango della terra. Quanta fatica, Signore, hai messo nelle mie mani con la libertà. Tu intanto stai in silenzio a guardare la mia libertà, stai a guardare le scelte che compio e i passi che faccio. Se cado per una scelta sbagliata, con dolcezza mi rialzi e continuo a guardarmi. Se resto in piedi, per una scelta giusta, sorridi e continui a guardarmi. Sei un Dio fuori di ogni immaginazione. Vuoi che cammini da me, perché non sei né un dittatore o un plagiatore e nemmeno un carceriere che impedisce ogni mio passo, ma un Dio che ama solo e sempre chi è un uomo libero e si fa perciò responsabile di sé e degli altri. In paradiso ci arriverò perché voglio e perché faccio quello che è necessario, e non perché ci sono costretto da te. La mia libertà di scelta è anche la grazia più bella che mi hai offerto, perché mi fu uguale a te, Dio, appassionato, amante della libertà. Amen. Litanie del pentimento. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. O Dio clemente, che manifesti la tua onnipotenza e la tua bontà, abbi pietà di noi. O Dio, che pazientemente aspetti il peccatore, abbi pietà di noi. O Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi, abbi pietà di noi. O Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a te, abbi pietà di noi. Da ogni peccato mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato in pensieri e parole mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato in opere ed omissioni mi pento di cuore, o mio Dio. Di ogni peccato commesso contro la carità mi pento di cuore, o mio Dio. Per ogni rancore nascosto nel mio cuore mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver accolto il povero mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver visitato l'ammalato ed il bisognoso mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver cercato la tua volontà mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per non aver perdonato volentieri mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Per ogni forma d'orgoglio e di vanità mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Della mia prepotenza e di ogni forma di violenza mi pento di tutto cuore, o mio Dio. D'aver dimenticato il tuo amore per me mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Di aver offeso il tuo amore infinito mi pento di tutto cuore, o mio Dio. Perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia mi pento di tutto cuore, o mio Dio. O Padre, guarda il tuo figlio morto in croce per me, e in lui, con lui e per lui, che ti presento il mio cuore pentito di averti offeso e pieno di ardente desiderio di amarti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne tutte le occasioni. Non rigettare un cuore contrito ed umiliato, ed io spero, con viva fiducia, di essere esaudito. Preghiamo. Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito, che purifichi con la penitenza i nostri cuori e ci trasformi in sacrificio a te gradito, nella gioia di una vita nuova. Loderemo sempre il tuo nome santo e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Amen. Fioretto del giorno. Parlare piano, con gentilezza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.